Grazie Presidente. In una città che negli anni, per errori passati che non voglio ripercorrere, si è deciso di disegnare una comunità a favore della speculazione immobiliare, a favore qualche volta anche dei delinquenti, perché abbiamo visto quello che è successo oggi, veramente questa è un'opportunità per quest'Aula, perché con questo documento si vanno ad esprimere dei concetti importanti. Il concetto di città amica delle bambine e dei bambini è applicabile al governo di tutte le comunità, grandi o piccole che esse siano. La finalità è migliorare ora, in questo momento, la vita dei bambini, ricorrendo e realizzando i loro diritti e trasformarla per costruire una comunità migliore, però farlo oggi per il futuro. E in questo caso ben venga che ci sia un bilancio dedicato per questo, ci sarà un bilancio dedicato per questa delibera, per cui è volontà di questa amministrazione, la presenza dell'assessore, il parere dei dipartimenti, la presenza della maggioranza in aula, anche delle opposizioni che voteranno compatti questa delibera, significa che noi vogliamo attuarla e vogliamo che questo accada in questa città. Non saremo qui oggi a dirlo in modo così forte e congiunto. Una comunità a misura di bambini è un sistema di buon governo impegnato a rispettare i diritti dei bambini. Ecco, ci fa piacere a noi che nell'Unione Europea il programma dell'UNICEF è affiancato dalla rete europea per le città amiche dei bambini e che nella quarta conferenza si sia emanata una dichiarazione sul ruolo delle autorità locali e regionali nella costruzione di città amiche delle bambine e dei bambini. Il nostro auspicio è che tutte le comunità regionali e locali si impegnino per proteggere e diffondere i diritti dell'infanzia affinché tutto il mondo sia pensato a misura dei nostri piccoli. Una città amica delle bambine e dei bambini vuole evitare anche che le città paghino pesanti costi per il fatto di non prendersi cura dell'infanzia. Questo è un passaggio fondamentale, perché se i governi non si prendono cura dei bambini già dai primi loro anni di vita, il loro sviluppo sarà così condizionato e noi questo non lo vogliamo. Oggi finalmente in quest'Aula si parla di questo, dopo tanti anni. È chiaro che questo determina un costo oppure un contributo per la società e per il resto della loro vita. Non dobbiamo mai dimenticare che i bambini sono vulnerabili, ecco, soffrono di più rispetto agli adulti per le condizioni in cui vivono, questo è chiaro, lo abbiamo ben presente, noi oggi ci impegniamo a tutelarli sempre e a mettere il loro interesse prima di tutto. Ci impegniamo a promuovere la loro partecipazione e a sviluppare una strategia che protegga i loro diritti. Ecco, noi vogliamo proteggere i loro diritti. Per questo Roma oggi, con immenso orgoglio, lo ripeto, con immenso orgoglio, vuole aderire al programma UNICEF, città amica delle bambine e dei bambini, adottare il documento redatto dall'UNICEF, dal titolo Costruzione di una città amica delle bambine e dei bambini, 9 passi per l'azione. Ecco, noi vogliamo fare insieme questi 9 passi. Grazie.